Buonasera, mister. Sì. È stata una reazione veemente, Thomas Villa di Resport. Una reazione veemente nel secondo tempo, però magari le chiedo come si spiega lei invece quel primo tempo così un po' sottotono, abbiamo visto. Me lo spiego male, come mi spiego male altri momenti che abbiamo passato in questa maniera qui. Non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo, perché fa un po' parte del nostro carattere in generale, fa un po' parte di quello che è il livello di personalità, il livello di forza, che in alcuni momenti non riusciamo a prenderlo tutto, a portarlo dentro le partite nella sua totalità di quello che disponiamo, ecco. Per cui è questo, e è un po' più è il dispiacere più grosso, soprattutto in base a questo risultato qui, perché poi nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, abbiamo reagito, abbiamo creato anche delle occasioni importantissime, però nel primo tempo siamo rimasti in alcuni momenti freddi a quello che era il momento della partita, a quello che era lo sviluppo della partita, ecco. E in altri momenti anche un po' timidi, perché si aspettava sempre che intervenisse il compagno di squadra senza prendere decisioni, mentre il secondo tempo è stata tutta un'altra partita. Però oramai ci eravamo creati la difficoltà, e la difficoltà poi gli altri sono stati bravi a lavorarci sopra fino in fondo. Altre domande? Sì, mister Paolo Cameda, Gol Italia. Le chiedo in questo momento quali sono le difficoltà nella manovra offensiva dell'Inter. È vero, ha trovato un gol con Lautaro Martinez, però soprattutto nel primo tempo è sembrata in difficoltà nel creare, diciamo, peso offensivo alla retroguardia del Cagliari. Tutto sommato anche il gol di Lautaro è stato più una giocata, diciamo, imprevedibile in quel momento del vostro attaccante, più che una manovra collettiva di squadra. Quali sono in questo momento, ecco, le difficoltà in questo senso? Stata la manovra di uno scambio, di un inserimento in bandierina sulla destra, di una palla messa dentro l'area di rigore dove lui ha anticipato l'avversario. Non vedo questa casualità. Poi nel secondo tempo noi siamo creati 3-4 occasioni dove si potevano tradurle in gol, però non ci siamo riusciti. È una cosa abbastanza normale, perché poi anche in precedenza era successo che poi qualche partita non si fosse stati bravi di riuscire ad evidenziare tutte le nostre capacità e tutte le nostre caratteristiche, anche non riuscendo a segnare, anche non riuscendo a fare neanche un'occasione, come è successo nel girone d'andata. Per cui diciamo che stasera noi si è cominciato in maniera timida questa partita, cosa che non dovevamo fare. Abbiamo fatto girare palla troppo lentamente, invece di andare a pulire il gioco della partita, perché poi ci si aspettava un Cagliari abbastanza veemente sotto l'aspetto della forza, delle intenzioni. Noi siamo andati a subire questa veemenza, e quando si è riconquistato non siamo stati bravi a portarla sul palleggio che doveva essere più consono a noi, ecco. Poi per quanto riguarda il resto, è successo quello che è successo sempre. Prego. Buonasera, mister. Sì. Prego. Stefano, lei di Sardegna 1. Anche oggi Ranocchia centravanti a un certo punto, e anche a metà. Stefano Lai di Sardegna 1. Posso? Sì. Anche oggi Ranocchia centravanti nell'Inter. È un segnale che l'Inter sta assumendo una mentalità, ragazzi, una mentalità da provinciale, perché
Vabbè. Generalmente le grandi squadre queste cose non si vedono. Ma non si vedono, dipende dalla situazione. Ho capito, ma meriterebbe un'altra risposta, ma voglio essere corretto. Perché nel senso dipende da quello che sta succedendo in quel momento lì, ecco, il momento che sta attraversando la squadra. Ma perché mi scuote la testa? Ma gli sto rispondendo, e lei non ti fa credere, ma che fa? E gli sto rispondendo. Va? Facciamo così, anch'io mentre rispondo faccio così, facciamo così tutte e due. Gli sto rispondendo, noi si ha due attaccanti infortunati. Si ha due attaccanti infortunati, la partita è in vantaggio il Cagliari perché si è giocato 86 minuti cercando di aggirare, cercando di andare con le trame, il Cagliari si è chiuso dentro l'area di rigore, ci vuole un giocatore che abbia forza sulla palla inattiva, su un calcio d'angolo, su una punizione, su una palla messa dentro l'area di rigore, e siccome hai speso quasi tutta la partita per fare questo, non la vedo così. Se uno gli mancano poi gli attaccanti che ha a disposizione, bisogna fare qualche cosa differente. Cioè, in un primo momento ci ho messo Politano, poi lui continuava ad andare a aprire perché non trovava lo spazio per ricevere palla in terra, erano mai schiacciati come linea di centrocampo e linea di difesa. Però è chiaro che ora su questa cosa qui ci si metterà che non è da Inter, che tutto quello che, ma fa parte di quelli che vogliono mettere del suo in quello che è una lettura chiara di quello che è successo nei minuti finali e di quello che l'ha determinato nei minuti finali di fare così. Ma da un punto di vista mio è facile anche non farlo, insomma, ecco, figlia, non lo fa. Però per quello che si è visto e per quello che è successo è una cosa assolutamente normale. Ma ognuno gli dà il taglio che vuole. Lei è libero, siccome c'è libertà di espressione, di dargli il taglio che vuole. L'ultima, prego. Eccomi. Buonasera, mister Andrea Frigo, agenzia ANSA. Una domanda su Barella, come l'ha visto questa sera? Non è un segreto che è un giocatore seguito da molte squadre, sia italiane che all'estero, e tra queste si è fatto il nome anche a gennaio dell'Inter. Grazie. Barella è un buon calciatore, ha da finire quella che è la sua crescita, probabilmente, non lo so, perché io gli auguro di fare sempre meglio. Poi per quanto mi riguarda, stasera ho dovuto guardare molto i miei e l'ho un po' perso di vista, per cui mi dispiace ma non la so aiutare. Grazie. Grazie.